Presidente D'Alfonso, oggi la notizia più importante è che l'ENAC ha promosso la gestione di Saga. Beh, non era difficile da immaginare, visti i numeri, visto il cambiamento rispetto al passato, i risultati raggiunti dal superamento della norma fiscale uccidi aeroporti minori, alla trattativa con ENAC per quanto riguarda la convalida definitiva, ai lavori messi in campo per quanto riguarda le infrastrutture degli spazi esterni e quello che accadrà anche per la cittadella commerciale dell'aeroporto, ai risultati conseguiti col master plan che porteranno qui anche la ferrovia. È una gestione oggettivamente di valore e mi fa piacere che Mattoscio mi abbia confermato che continuerà ad aiutarci. Un altro punto fondamentale è l'apertura ai privati per nuovo know-how. Ma io sono interessato a validare questa apertura che ci è stata incoraggiata anche da ENAC. Troviamo privati coerenti con questa missione, privati che hanno bisogno della connettività aerea e che possano contribuire. L'ingresso dei privati solitamente fa bene quando hanno però un pubblico che, come un nocciolo duro, detiene la maggioranza.